Dimmi quando. Eccoci, eccoci. Vedo che la registrazione è partita. Ben trovati e bentornati ad abruzzoweb.it. Oggi è sabato 14 settembre 2024 ed è una data molto, molto importante perché oggi ricorre il 703° anniversario della morte di Dante Alighieri. Quindi parliamo, insomma, di uno dei più grandi, se non il più grande della nostra letteratura e non solo. E abbiamo deciso, anche se in pochissimo tempo, ma evidentemente alcuni eventi escono bene anche se vengono organizzati in fretta e furia, abbiamo appunto organizzato un incontro online dal titolo La libertà delle stelle, Dante tra desiderio e libero arbitrio. E abbiamo ospiti per questa occasione l'avvocato Giuseppe Palma, che per Abruzzo Web ha dato tanti e continua a dare tantissimi contributi. Giuseppe è anche giurista, poeta, saggista e ha scritto quattro libri sul sommo poeta. Poi abbiamo, davvero lo ringraziamo per la enorme disponibilità, il professor Ettore Catalano, che è stato ordinario di letteratura italiana e oggi, mi corregga se sbaglio, professore, è professore onorario e anche lui ha scritto diversi libri su Dante Alighieri. E poi ultimo, ma non per importanza, diciamo il più giovane di questo quartetto, anche se io non c'entro nulla con la vostra cultura, per vostra fortuna e per la fortuna di chi ci ascolta. Francesco Di Giandomenico, dottor Francesco Di Giandomenico, lui magari si sente un po' in imbarazzo, ma lo è, poi dirà lui i suoi titoli, cultore e tra gli altri di studi danteschi. E autore, anche egli, se vogliamo dirla così, in maniera un po' più forbita, di diversi scritti su Dante Alighieri. Intanto, grazie a tutti per la disponibilità. Grazie a te Roberto per aver organizzato questo incontro in occasione appunto del 703° anniversario della morte di Dante. Insomma, in Italia si festeggia il Dante Dì il 25 di marzo, che è la data convenzionalmente stabilita dell'inizio del viaggio di Dante nell'inferno, anche se alcuni poi ritengono che sia l'8 aprile. Però il 14 settembre la morte è avvenuta a Ravenna la notte tra il 13 e il 14 settembre, dunque si celebra il 14 settembre, proprio di ritorno da Ravenna, da questo viaggio che lui fece, un'ambasceria. Poi Ettore ha scritto anche qualcosa su questo, un'ambasceria che fece a Venezia per i signori da Polenta, prese la malaria, appunto, da una zanzara durante il passaggio dalle paludi di Comacchio sostanzialmente, e insomma la malaria all'epoca non si curava, non c'era ancora il chinino, quindi già aveva 56 anni e non resse la febbre forte e morì appunto la notte tra il 13 e il 14 febbraio. Quindi per questo noi oggi siamo qui, per celebrare il 703° anniversario di quello che è stato il padre della lingua italiana. E su questo vorrei citare Pasolini, poi lascio la parola a Ettore e a Francesco. Pasolini chiesero a Pasolini prima di morire, prima che morisse qualche anno prima, in un'intervista Rai, come mai il toscano e principalmente il fiorentino è stato scelto come poi lingua italiana. In realtà lui poi disse: non l'ha scelta nessuno, si è imposta da sola per ragioni di autorevolezza. In quanto, a parte Dante che aveva scritto la Divina Commedia, la Divina Commedia ha avuto diverse edizioni, ma a partire dalla fine del 400. Dopo la morte di Dante, pochi ricopiarono l'opera, se non i due figli, il giudice, il magistrato Francesco, e colui che poi si occupò, l'altro figlio che si occupò di tutta la sua opera, che è Jacopo, che poi tornò a Firenze dalla mamma. Però, ripeto, lì erano amanuensi che scrivevano. Poi con l'avvio della stampa, fecero diverse edizioni e Pasolini rispose: è solo per una ragione di autorevolezza, per una ragione di prestigio che si impose, ad esempio, sul palermitano, sul siciliano, che insomma sappiamo la scuola federiciana di Federico II, che era stata importante con Ciullo d'Alcamo, con Jacopo d'Alentini, con Jacopo Mostacci,
il grande suo collaboratore, insomma, che poi fu ucciso, che era Pier delle Vigne, però il toscano, il fiorentino in particolare, si impose appunto per ragioni di prestigio letterario. Magari Ettore su questo vorrebbe dire qualcosa, due parole. No, la lingua che noi oggi parliamo non è il toscano. Partiamo dal fiorentino di Dante, però la lingua che noi oggi parliamo risente di almeno altri due grandi protagonisti. Uno è Alessandro Manzoni, dopo l'edizione risciacquata in Arno, diciamo così, e poi soprattutto l'avvento della televisione ha aiutato anche a formare la lingua che noi oggi parliamo, che non è il fiorentino, ma è il risultato di una serie di trasformazioni. Non c'è dubbio alcuno che la grande tradizione letteraria toscana, Dante, Petrarca, Boccaccio, è straboccante come autorità, e quindi si è giustamente imposta. Non poteva essere la lingua della scuola poetica siciliana per una serie di ragioni che non è il caso adesso di richiamare. Però senza Manzoni e senza poi l'avvento della televisione noi non parleremo la lingua che parliamo, insomma, no? La lingua poi è uno strumento in continua trasformazione, quindi lo sanno tutti questo, Però Dante rimane il primo che abbia scritto, anche perché la lingua italiana è una lingua letterariamente conservativa, nel senso che la lingua nella quale ha scritto Dante la Divina Commedia è ancora quasi tutta comprensibile, quasi tutta, perché i termini di più difficile interpretazione sono quelli proprio che risalgono al fiorentino stretto, quello parlato, diciamo. Però diciamo che quasi tutto della commedia si può ancora leggere senza bisogno di vocabolario, cosa che non capita nella lingua inglese, nella quale la lingua in cui ha scritto Shakespeare è quasi totalmente incomprensibile oggi se la guardiamo dal punto di vista della lingua parlata. La nostra ha una grande consistenza letteraria e per questo diciamo che è una cosa da tenere sempre in considerazione. Poi naturalmente vale la grandezza dei poeti, e qui stiamo parlando di un poeta come Dante, di un uomo di smisurata cultura, perché la cosa di cui non si tiene conto spesso è che Dante era un uomo veramente di smisurata cultura, conosceva quasi tutto quello che c'era da conoscere del suo tempo. Se uno va a leggere l'ultimo canto della commedia si rende conto di quanta teologia, di quanta cultura Dante vi abbia riversato. Ecco, quei canti lì sono di difficile interpretazione, Dante se ne rendeva conto, credo anche lui, perché nella parte finale del canto poi ricorre a una serie di similitudini per cercare di accostare la grandezza del mistero che gli sta toccando di scoprire al pubblico che poteva leggere la sua opera. Ecco. Francesco. Sì, mi aggiungo dicendo che è bello considerare... Tra l'altro, perdonate, Francesco è collegato dall'Aquila, noi siamo in Abruzzo, Francesco Aquilano è collegato dall'Aquila, poi magari, perdona se ti ho interrotto Francesco, una piccola chicca su qualcosa che potrebbe aver legato, ma insomma c'è tanto fumo su questa vicenda. Dante Alighieri è qualcuno che con l'Aquila ha a che fare da parecchi secoli. Francesco, perdona l'interruzione. Prego, prego. Mi piace collegarmi a quello che avete detto voi, perché ecco, Dante è considerato padre della lingua italiana, però mi verrebbe da dire non padrone della lingua italiana, perché comunque Dante non avrebbe mai considerato il fiorentino, o meglio il toscano, come lingua veicolare, diciamo, in Italia. La frammentazione dell'Italia dialettale la sappiamo tutti, e appunto sappiamo che Dante era alla ricerca di questa pantera pedolens, cioè questa pantera profumata che
lascia la scia del suo profumo linguistico, però nessuno la vede. Ecco, padrone della lingua non significa che Dante avrebbe imposto il fiorentino come lingua, però la storia ci consiglia questo, cioè ci dice che la commedia è stata scritta in fiorentino e quindi la base della nostra lingua è sicuramente il fiorentino. Considerando quello che ha detto anche il professore precedentemente, non abbiamo bisogno del vocabolario per leggere Dante, perché semanticamente Dante si avvicina molto alle nostre emozioni, ai nostri sentimenti, alle nostre aspirazioni, ai nostri desideri, che è un po' quello che è il tema del convegno di oggi, della nostra conversazione. Ecco, io vorrei soffermarmi sul titolo di questa conversazione, che è La libertà delle stelle. La libertà delle stelle. Una mia personale riflessione è che non abbiamo scelto la libertà dell'uomo, ma la libertà di qualcosa che sta al di fuori dell'uomo. Perché, ecco, se consideriamo anche tutta la nostra tradizione poetica, ad esempio mi viene in mente Leopardi, la natura fa quello che vuole. Quindi paradossalmente, apparentemente, la natura non ci considera come parte sua, diciamo, del sistema naturale. Le stelle sono qualcosa che stanno al di fuori di noi, però noi siamo fatti di stelle. In qualche modo anche noi siamo liberi. Noi ci frapponiamo fra il desiderio e il libero arbitrio. E appunto il sottotitolo, il significato del sottotitolo di questa conversazione è come si comporta Dante fra desiderio e libero arbitrio, come si comporterebbe Dante quando si perde il centro, perché ecco, credo che il tema della nostra conversazione sia proprio la perdita del centro in un mondo fatto di guerre, di lotte fratricide, di stermini di popoli. Ecco, come si comporterebbe Dante? Io comincerei così questa conversazione. Qual è la differenza fra desiderio e libertà? Se si possono identificare le nostre aspirazioni con la nostra voglia di libertà. Una bella domanda, molto complicata. Giuseppe, vogliamo partire con te o lasciamo la parola prima al professore? No. Vai Giuseppe, vai. Allora, questa è una domanda pure da avvocati. La libertà, come la intendeva Dante, è una libertà, a mio modesto parere, dobbiamo chiaramente fare un ragionamento rapportandoci ai tempi, anche se poi i tempi, talvolta benché completamente diversi, presentano la stessa linea conduttrice. Dante fu politico e fu la sua disgrazia, ma nella politica ebbe la libertà, poi se ne pentì per tutta la vita, ma ebbe la libertà di assumere delle decisioni che comportarono ad esempio l'esilio di Cavalcanti, che fu il suo più grande amico, l'amico suo più grande, come lo chiamava lui. Lui certamente lì operò nell'ambito della libertà, come questo, diciamo così, da un livello un po' più basso della discussione. Se vogliamo invece andare a un livello più alto del nostro incontro, della nostra discussione, appunto la libertà delle stelle. Quando lui esce con Virgilio dall'inferno, dai gironi infernali, emette nei versi un grido di libertà, e quindi uscimmo a riveder le stelle. E la commedia, come anche il paradiso, si conclude: l'amor che muove il sole e l'altre stelle, come appunto come libertà di aver compiuto quel viaggio, la libertà di aver cercato Dio per tutta la vita. Indipendentemente da come la si pensi dal punto di vista religioso, lui cercò Dio per tutta la vita. E c'è il film ultimo di Pupi Avati, Dante, che è uscito nel 2022, in cui lui si è ispirato al Trattatello in Laude Dante di Boccaccio, liberamente ispirato. Si vede che c'è Dante anziano che è steso per terra a vedere i mosaici di Santa Apollinare in classe, che sono a Ravenna. Ecco, lì in quel momento lui, sai, nella rosa che noi vediamo nel paradiso, ti dà l'idea, poi al di là della veridicità o meno della ricostruzione, ti dà l'idea di come lui abbia cercato Dio tutta la vita. E Dio che cos'è? Dio è la libertà, il libero arbitrio.
Questo io, in un ultimo saggio molto breve che ho pubblicato a luglio sulla preghiera di San Bernardo alla Vergine, il libero arbitrio. Ora, lì c'è una terzina che dice: donna, sei tanto grande e tanto vali che qual vuol grazia a te non ricorra, sua disianza vuol volar senza ali. Cioè, se tu rivolgi la tua grazia e la chiedi alla Madonna, per l'intercessione della Madonna, Dio non può dire di no, perché la scelta è quella ragazzina di 16 anni, non può dire di no, perché gli ha detto di sì dopo l'eternità. Ha aspettato l'eternità Dio prima di scegliere quella ragazzina di 16 anni. Quindi se sua mamma gli chiede una grazia per conto di una richiesta degli uomini, lui non può dire di no. Dunque, la libertà dei figli di Dio, cioè lui, Dio dice: io ti ho dato il libero arbitrio, ti ho fatto a mia immagine e somiglianza, tu sei come me, ti ho fatto a mia immagine e somiglianza, dunque tu hai la possibilità di farti Dio e dunque di sbagliare o di fare bene, fai quello che vuoi, hai il libero arbitrio. Dio non può intervenire nel nostro libero arbitrio, possiamo fare quello che vogliamo, poi conti di farla fine, oppure ti rimette, diciamo così, nella carreggiata che lui ha scelto per te, ma all'inizio ti fa fare quello che vuoi, perché ci ha fatto a sua immagine e somiglianza, e non può fare niente quando noi decidiamo, può fare dopo, secondo il suo progetto che lui ha su di noi, ma non può fare nulla sul nostro libero arbitrio. Quando lui ha mandato l'arcangelo Gabriele a chiedere a Maria se voleva diventare la madre di suo figlio, sapete qual è la grandezza, la cosa più grande? Che la Madonna Maria poteva dire di no e lui non avrebbe potuto farci nulla. Il fatto che abbia detto di sì è la sua preferita. Lui alle richieste della Madonna, a tutte le richieste che fa la Madonna di grazia degli uomini, lui non può dire di no. Perché? Perché la Madonna ha detto di sì a lui. E questo è il concetto più alto della libertà, del libero arbitrio. Noi abbiamo la libertà in quanto siamo figli di Dio, la libertà dei figli di Dio. Questo è secondo me il concetto più alto che collega Dante alla sua opera, al Vangelo e a quella che è la dottrina cristiana. Ma dottrina cristiana, ma poi la possiamo leggere secondo quello anche attraverso un significato più ampio e più alto, insomma, secondo me. Io vorrei portare invece l'attenzione, Giuseppe l'ha portata sul libero arbitrio, sulla parola desiderio. Perché il desiderio vuol dire anche progetto, e per Dante la commedia era il progetto di una vita, il progetto di una vita che inizia a Firenze e nella Vita Nova, l'incontro con Beatrice, però quando prosegue dopo l'esilio, dopo il duro rapporto con la realtà, Dante mette il significato possibile della vita, la speranza di qualche cosa di diverso, nella composizione del poema, che diventa l'oggetto del suo desiderio, il suo progetto di scrittura. Ora, nella parola desiderio, io leggo questo, come quando parliamo di stelle, la parola stelle è quella con la quale terminano le tre cantiche, dobbiamo riflettere anche su un fatto che è stato notato dai commentatori. Chi è il maestro di Dante? Virgilio, no? Virgilio se lo porta per due mondi. Virgilio fa terminare l'Eneide con una parola diversa, la parola umbre. Perché? Perché quando si scende nell'Ade pagano non c'è speranza di nessuna redenzione. Si scende nelle umbre. Tra umbre e stelle c'è la differenza tra un mondo senza speranza e il mondo nel quale la religione cristiana e insieme però il progetto di redenzione poetica rappresentato dalla commedia giocano due ruoli importanti. Perché ricordate che quando Dante incontra Cangrande della Scala e quando parla del suo progetto, dice che la sua poesia dovrà servire a essere
uno strumento di redenzione per l'umanità traviata. E l'invocazione poi alla Vergine di Bernardo è perché importante? È importante quello, ed è importante anche il fatto che Dante nomini un santo come Bernardo, che era l'espressione più alta nel campo della teologia mistica, non solo della teologia mariale, cioè quella che riguarda la Madonna, ma della teologia mistica, e soprattutto per l'ala della teologia e della filosofia che facevano riferimento a Francesco, quindi alla teologia francescana che usa spesso Bernardo nelle sue opere. E stranamente il nome di Bernardo ricorre meno poi nell'opera di Tommaso e soprattutto in quello della scuola domenicana. C'è anche un altro particolare che poi torna anche negli ultimi versi dell'ultimo canto del Paradiso, una cosa che voglio segnalare, non è una dipendenza, ma certo un accenno, e Dante non accenna mai senza pensarci bene, la presenza nell'opera di Bernardo di Gioacchino da Fiore, il calabrese, no? Che era considerato il culmine della sapienza e della spiritualità monastica, con la teorizzazione della terza età, quella dello spirito, e quindi dobbiamo pensare che nel momento in cui Dante va alla sale e si serve nella sua ascesi dei gradi di Bernardo, dobbiamo pensare che è proprio Bernardo che teorizza qualcosa che ci avvicina alle cose che abbiamo detto prima, perché la condizione dell'uomo, che sappiamo peccaminosa, realizza tre momenti ascensionali: la libertà dalla necessità, cioè la possibilità di scegliere tra il bene e il male, la libertà dal peccato, perché il peccato si può vincere anche attraverso la penitenza e l'ascesi, la libertà dalla miseria, se l'uomo attraverso l'unione con Dio nella vita mistica viene liberato dalla infelicità connessa con la condizione umana. Sono gradi di questa ascesi importante. E dobbiamo anche considerare che in Dante c'è un rapporto tra teologia e filosofia. Dante separa filosofia da teologia, però non subordina la teologia alla filosofia, come avveniva nella scuola averroista, ma sottrae la teologia a ogni attività discorsiva, cioè ad ogni dibattito razionale. Perché la teologia, secondo Dante, non aveva a che fare con la realtà e con il lavoro della ragione, ma era qualche cosa di diverso. Aveva a che vedere invece con le conoscenze rivelate da Dio e dunque fondata sulla rivelazione. Questo è molto importante per capire il carattere arduo dell'ultimo canto e insieme il carattere necessario dell'ultimo canto. Complicato, misterioso ed enigmatico, soprattutto se andiamo a leggere, e ce li ho segnati qui, gli ultimi versi della commedia, che ci propongono alcune cose non risolte sulle quali i commentatori si sono soffermati. È vero che Dante cerca di preparare anche i suoi lettori con le similitudini letterarie, con qualcosa che riguarda il geometri, eccetera, eccetera, però all'alta fantasia, dice Dante, qui mancò possa, manca forza. Di fronte a tutto questo c'è qualcosa di diverso. Ma già volgeva il mio disio, ecco il desiderio, il mio disio e il velle, siccome rota chi ugualmente è mossa, l'amor che muove il sole
e l'alte stelle. Cioè, e qui dobbiamo intenderla bene, ecco, c'è un'immagine della ruota che sembra sostituire l'immagine tradizionale del triangolo legata alla divinità. Questa ruota è l'immutabile amore che fa volgere gli astri intorno a Dio e che adesso muove la libertà di Dante, che è ormai libera da ogni condizionamento terreno. Ma è anche la volontà di presentare tutta la sua opera come uno strumento attraverso la cui lettura si può cercare di redimersi e riacquistare quella speranza che il maestro Virgilio non poteva avere, essendo legato all'Ade pagano e al suo non essere cristiano. Ecco, questo è la mia idea tra desiderio e liberatrice. Desiderio è il progetto anche che Dante compie nella sua vita con quest'opera. Insomma, io ho visto anch'io di recente, ho rivisto il film di Pupi Avati, che è molto, molto suggestivo, crede forse un po' troppo a Boccaccio, crede forse un po' troppo, e forse non sottolinea la necessaria differenza tra il momento della vita letteraria dello stil novistica e poi tutto quello che segue, che è completamente diverso, perché Beatrice diventa qualcosa, un'immagine che non è più quella consegnata alla vita nuova, ma diventa tutt'altro. È l'emblema di qualcosa di diverso, è il segno di una vita che Dante visse da miserabile, siccome sa di sale lo pane altrui e come duro calle lo scendere e il salire per l'altrui scale. Però ecco, e dobbiamo mettere idea che questo è forse il più grande progetto di riscatto dell'umanità attraverso la poesia. E questo è lo strumento che coglie anche, per esempio, l'ho messo oggi sulla mia pagina Facebook, un grande scrittore come Jorge Luis Borges, a cui non abbiamo dato il Nobel per motivi politici, ma se lo meritava tutto il Nobel, abbiamo dato il Nobel a cani e porci in altri momenti del Novecento, uno scrittore enciclopedico, labirintico, che andava a leggere Dante e lo leggeva dicendo: attenzione, non perdetevi l'intensità, la delicatezza, la musicalità. Non è vero che il poema sia da consegnare soltanto ai dotti. Leggetelo, perché è bello, perché ha momenti di grande pateticità. Poi era così abile che andava a scorgere in alcuni canti, molte volte le sue non sono letture di un intero canto, ma di un solo verso. Ma qui sta il grande letterato, che in un solo verso riusciva a cogliere un mondo che spesso anche noi critici, addetti ai lavori, non riusciamo sempre a cogliere con certezza e con libertà. Professore, mentre recuperiamo, eccolo, lo rivediamo l'audio di Francesco, intanto grazie per il suo intervento. Prima di andare da Francesco, io volevo fare, se mi posso permettere, dal basso della mia cultura, mettiamola così, una domanda a entrambi, e poi magari interviene anche Francesco se ci dà conferma, se ci sente di nuovo. Mi sento. Quanto è stato, forse una domanda banale, ma quanto è stato dentro il suo tempo Dante Alighieri, anche se non è facile misurare, non si dovrebbero misurare queste cose in percentuali o cose del genere, ma insomma per capire, per quelli come me che hanno, insomma, non hanno chissà quali titoli, anzi proprio non ne hanno, quanto è stato dentro e quanto è riuscito a stare fuori dal suo tempo Dante Alighieri. E poi passiamo a Francesco che scalpita. Tutti, secondo me, tutti uomini dentro, con tutti... La sentiamo poco, professore, se può ripetere la frase. Secondo me tutti siamo dentro i termini storici che ci toccano,
E così è capitato a Dante. Io, per esempio, non condivido quelle proiezioni che fanno di Dante un contemporaneo nostro. Non lo era affatto. Dante era un uomo profondamente medievale. Ma l'esse, questo accenno storico, noi lo facciamo per tutti, lo facciamo anche per noi, no? Non è una cosa che sia negativa. Dante ha vissuto con una ricchezza impressionante tutti i limiti, le contraddizioni e i tesori della cultura del suo tempo. La visione politica di Dante era già sconfitta dalla storia. Le monarchie nazionali già avevano fatto a pezzi il disegno politico di Dante, l'impero, eccetera. Non esistevano più queste cose, ma questo non importa nulla, perché Dante lo ha vissuto il suo tempo fino in fondo. Non lo proietterei, sì che si implicita, sulla nostra condizione di moderni, perché lo troveremmo, ma inevitabilmente, uomo al suo tempo, uomo profondamente, io lo ripeto, profondamente medievale. Ma questo essere medievale non è negativo, non è una connotazione negativa. Poi la sua grande capacità, diciamo, poetica, non si mette neanche in discussione. Però, secondo me, lo capiamo poco se lo proiettiamo troppo, anche sul piano dei sentimenti, no? Prendete il canto di Paolo e Francesca. Sì, è possibile leggerlo, come ha fatto Benigni, come una storiella d'amore, ma insomma, a me convince poco quel tipo di lettura. Se poi lo leggiamo con profondità, capiamo che Dante, in quel momento, mentre narrava la storia di Paolo e Francesca, che poi non aveva, forse l'aveva trovata, chissà dove l'aveva trovata, no? Era profondamente implicato nello stesso peccato in cui cadono Paolo e Francesca leggendo le storie bretoni di Re Artù. Perché Dante si accusava di aver scritto in gioventù poesia che si poteva definire erotica, adesso si può leggere nelle parrocchie senza nessun problema, ma che Dante avvertiva come un limite. Ecco perché quando Francesca dice Galeotto fu il libro e chi lo scrisse, Dante sembra quasi leggere un'accusa verso se stesso, per avere in qualche modo, con quella poesia che egli definiva erotica, spinto a comportamenti che erano o potevano essere indegni. Certo, se ci abbandoniamo all'idea quanto sono belli questi due amanti, che passione c'era fra i due, sì, ma sono storielle, insomma, queste, no? Se invece la vera passione nasce dall'idea della tragedia insita in questo, Francesca cerca di atteggiarsi a grande intellettuale, cita libri importanti, ma non li cita tutti, cita solo la parte che interessa a lei. Però in realtà Dante si distacca da lei, quindi anche i sentimenti che potrebbero nascere sono sentimenti storicamente perspicui. Se non li cogli nella realtà, nel loro farsi, nella storia, in quella storia che è loro, allora andiamo a finire a Bolero finto. Ma Dante è un po' diverso da questo, secondo me. Mi piacerebbe sintetizzare le due visioni che avete, una di un giurista, l'altra di un letterato, anche se la passione che ci accomuna è sempre quella di Dante, gli studi su Dante. E vorrei scendere un po' nei bassi fondi rispetto al 33° del Paradiso e tornare alla Montagna del Purgatorio. Credo che uno dei canti più importanti, anche per la critica, ma soprattutto per i lettori della Divina Commedia, sia il 16° del Purgatorio, che è il canto centrale della Divina Commedia tutta, è il 50° canto della Divina Commedia. E non a caso Dante, in questo canto, parla del libero arbitrio. Lo fa però accennando, nel primo verso già, all'inferno. Buio d'inferno e di notte privata ad ogni pianeta. Quindi al centro della Divina Commedia c'è il ritorno all'inferno, il ritorno alla paura. La paura che è comunque un sentimento che muove l'animo umano verso il desiderio, e lo stesso desiderio muove l'animo umano verso Dio, verso San Bernardo, verso la Madonna, verso Dio.
Il ricordo che Dante ha dell'inferno però è propositivo, nel senso che ci troviamo nel girone degli iracondi. Il girone degli iracondi è un girone caratterizzato dalla presenza di fumo, perché come in vita gli iracondi sono stati caratterizzati da una visione appunto offuscata dalla rabbia, così nel purgatorio Dante decide di ergere a contrappasso il buio mentale che l'iracondo ha mostrato in vita, e quindi una visione, diciamo, parziale della realtà. Dante in questo canto scoppia di un dubbio, dice, ma io scoppio dentro un dubbio, e lo domanda a Marco Lombardo, che è una persona qualunque come noi, non è una persona importante, non è un condottiero, non è un duce, non è un santo, è una persona normale che ha vissuto la sua vita normalmente. Ed è indicativo questo atteggiamento che ha Dante, perché lo chiede a una persona come lui. Che cosa significa essere liberi nel nostro mondo? Perché Dante si riferisce al suo mondo, al mondo dei figli. Il dubbio che assale Dante chiaramente è il dubbio che nel mondo non esiste più la virtù, non esiste più il bene, è un mondo caratterizzato da malizia, di malizia gravido e coperto, dice Dante, no? E prega Marco Lombardo di risolvere questo dubbio. Marco Lombardo gli risponde così, io farei parlare Dante in questo caso perché è molto più emozionante. Voi che vivete, ogni cagion recate pur suso al cielo, pur come se tutto movesse secoli necessitate. Se così fosse, in voi fora distrutto libero arbitrio, e non fora giustizia per ben letizia, e per male aver lutto. Lo cielo i vostri movimenti inizia, non dico tutti, ma posto che il dica, lume v'è dato a bene e a malizia e libero voler, che se fatica nelle prime battaglie col ciel dura, poi vince tutto, se ben si nutrica. Ecco, quello che dicevamo all'inizio, come si fa a identificare il desiderio con la libertà? Come si fa a conciliare necessità e libertà? Come si fa a conciliare bene e male? Ecco, Dante ci suggerisce, in una endecasillabo e mezzo, la risposta a questo arcano, che qualcuno ci ha donato un lume per decidere che cosa è bene e che cosa è male nella nostra vita. Ma non solo questo lume, in aggiunta a questo lume, anche la libertà della volontà. Quindi che cosa significa la libertà delle stelle? Ecco, il filo conduttore della nostra conversazione e di tutta la commedia, che è un filo conduttore strutturale, come ha ricordato Giuseppe prima, è la parola stelle, che si trova alla fine di ogni cantica. E quindi uscimmo a rivedere le stelle, puri e disposti a salire alle stelle, l'amor che muove il sole e le altre stelle. Con Dante la stella è qualcosa di esterno a noi, che però ci porta ad interiorizzare quella stella. La stella appunto è il desiderio. Se pensiamo all'etimologia della parola, sidera, desiderare, andare verso la stella. Se ricordiamo anche le stelle di Ulisse che si oscurano quando vede la montagna del Purgatorio, poi il mare lo ricopre perché ha osato sfidare Dio. Se pensiamo alla stella che cita il maestro Brunetto Latini nell'Inferno, se tu segui tua stella non puoi fallire a glorioso porto. Ecco, notiamo che la stella, il desiderio con Dante nell'uomo si interiorizza, non è qualcosa di esterno. Però quello che spiega Marco Lombardo in questo canto è proprio questo. Voi date la colpa alle stelle, che la vita va male, che esistono le guerre, che si sterminano popoli, se vogliamo rapportarlo al nostro mondo contemporaneo, ecco. Si possono benissimo identificare due comportamenti. Io desidero mangiare una torta e desidero sterminare un popolo. Io ho la libertà di mangiare tutte le torte che voglio e ho la libertà di sterminare popoli. Ecco, la domanda iniziale è proprio questa: come si fa ad essere liberi di uccidere? Come si fa a essere liberi di sterminare popoli? Come si fa a essere liberi di mangiare le torte che vogliamo? Quanto desiderio abbiamo di sterminare un popolo? Quanto desiderio abbiamo di mangiare una torta? Ecco, Dante ci dà la risposta a questo arcano. Avete la ragione,
avete la libertà. Se identificate ragione e volontà, non potete che compiere il bene. E il desiderio è proprio questo stimolo esterno che ci viene dall'esterno, che ci porta a decidere interiormente quello che nella nostra vita appunto dovrebbe essere la legge, la morale. La libera volontà è addirittura la stessa libera volontà che porta al suicidio Catone, sempre nel primo canto del Purgatorio abbiamo questa testimonianza. Che differenzia ad esempio il suicidio di Catone dal suicidio di Pier delle Vigne? È proprio la ricerca del bene, quello che diceva prima Ettore, cioè la ricerca di Dio. Catone si suicida, addirittura l'uomo ha la capacità di decidere, di desiderare la propria morte, ha la libertà di desiderare la propria morte, a tal punto che si scontra con l'autorità e dice no, la mia vita è così, io decido così. Che cosa significa a questo punto, mi verrebbe da dire a voi, che siete un esperto giurista, l'altro esperto letterato, identificare desiderio e volontà in questo caso? Cosa porta l'uomo, ad esempio, a desiderare di uccidere un suo simile, e che cosa lo spinge ad essere libero addirittura ad uccidere, alla luce di questo canto sedicesimo? Chi vuole intervenire per primo? Prego, Ettore. No, io sono... Rimango a Dante, insomma, e rimango alle cose che Dante dice. Certo, nel Medioevo viveva una vita nella quale il cielo schiacciava quasi tutto. Era una vita difficile e precaria. E Dante aveva conosciuto il male su di sé. E forse qualcuno dice che l'aveva pure fatto quando era nella sua disgraziata vita politica, che è stata poi la ragione della sua miseria, ma anche la ragione poi della sua grandezza. Perché senza l'esilio, anche se io sono d'accordo con molti miei amici dantisti che dicono che il primo nucleo della commedia risale a Firenze, dopo vennero tutti quanti gli altri. Però non c'è dubbio che se Dante non avesse vissuto la miseria dell'esilio e del disinganno totale nei confronti degli altri esseri umani, poi non avrebbe poi potuto concepire, non attraverso un progetto poetico, letterario, grandioso, la speranza di una redenzione. Di una trasformazione di questo dell'essere l'uomo è in certi tratti, in certi momenti della vita è veramente una belva. Però ad operare Dante per rispondere a queste terribili domande è un po' difficile. L'esempio di Dante è che ci si può salvare scegliendosi una via, una strada che attraversa la negatività, la affronta fino in fondo, la soffre fino in fondo. Ed è quello che Dante ha fatto attraverso la scelta della poesia, continuo a dire questo, e del suo progetto di redenzione dell'umanità attraverso il verso. Però, ecco, io non mi tengo lontano, ecco, da queste grandi e belle e terribili domande che ci sta facendo Francesco. L'umanità a volte si è chiesta, dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, dopo lo sterminio degli ebrei, no? Si può poi ricominciare allo stesso modo? Tutti hanno cercato di rispondere no, ma mi sembra che oggi la cosa non stia in questi termini. Tutti hanno cercato di rispondere no, professore, non hanno risposto no. Hanno cercato di rispondere no, come dice lei. Sì, hanno cercato di, certamente. No, hanno teorizzato la possibilità
che non si dovesse più fare, e poi rientriamo, è stato fatto. Adesso la cosa che colpisce, lasciamo stare le posizioni, diciamo, politiche di ciascuno, ma io ricordo che quando parlavo con mio padre degli ebrei, io non sono certamente antisemita, io sono antisionista, ma non antisemita, sono due concetti completamente diversi, no? Mio padre proprio diceva: ma hanno sofferto quello che hanno sofferto, adesso abbiamo dato loro una patria. E io ho sempre pensato che quella patria loro concessa era più uno scarico di coscienza per non aver fatto quello che si doveva fare prima, e poi ha complicato terribilmente le cose, perché i due stati che dovevano nascere non sono mai nati, e di fatto lo stato che si vuole ebraico in toto è poi uno stato che oggi, se lo vedi e lo consideri, sta facendo ugualmente male e violenza inaccettabili. Quindi l'uomo è forse nella condizione umana questo essere o sentirsi belva. Del resto poi la Bibbia comincia con un fratricidio, no? Qualcuno dice che il genere noir è nato con la Bibbia, col primo assassinio di un fratello da parte di un altro fratello. Sono domande a cui, non so, forse l'avvocato può, che ha a che fare con un mondo diverso dal mio, forse può cercare di rispondere meglio. No, risponderò con i versi di Dante: fatti non possa vivere come bruti, ma seguitare virtute e conoscenze. Sono sulla maglietta, quindi, di Francesco. Credo che Dante abbia risposto, ma poi risponderei anche filosoficamente, con le parole, con lo scritto di Giambattista Vico: i corsi e i ricorsi storici. Quando si dice, ecco, noi abbiamo vissuto un periodo dalla metà degli anni 90 fino a 10 anni fa più o meno, in cui ci hanno inculcato nella testa il concetto, la cosiddetta terza via, cioè che la storia non sarebbe mai più tornata indietro, che attraverso la globalizzazione la storia, per la prima volta appunto nella storia, perdonate il gioco di parole, non sarebbe più tornata indietro. Il fatto è stato smentito di recente, quando abbiamo visto la crisi della globalizzazione, quando abbiamo visto che uno Stato invade un altro e che, perché ciò avvenisse negli anni prima, quelli avevano messo le basi NATO al confine, eccetera. Quindi non è vero che la storia a un certo punto si ferma e non torna indietro. La storia, come ci insegnava Giambattista Vico, fa il giro di boa. Fa un giro più o meno, a volte ampio, a volte meno ampio, a volte stretto, a volte gigantesco, ma prima o poi arriva al punto e torna indietro, fa il giro di boa. Ed è esattamente, lo diceva Vico dal punto di vista filosofico, ma anche dal punto di vista scientifico, se noi pensiamo alla Terra. La Terra fa, che poi è la teoria di Einstein secondo cui il tempo non esiste, la Terra fa il giro attorno al Sole, ma compie 365 giorni sto giro, ma alla fine torna allo stesso punto. Tornando allo stesso punto rigira di nuovo. E questa è la dinamica poi della vita. Chi crede in Dio, chi crede nell'universo, insomma questo oggi non ci interessa, ma la vita fa sempre questo giro. Tu puoi fare tutto quello che vuoi, tutto quello che commetti di bene, in teoria dovrebbe tornarti al bene. Tutto quello che commetti di male, o fai delle cose pretestuosamente contro gli altri, te ne fai la ragione tu dal punto di vista pretestuoso, prima o poi tranquillo, perché la Terra gira, e come gira la Terra gira anche la vita. Per cui tutto quello che si fa nel bene o nel male torna indietro, lo dice Vico, lo dice la scienza, diciamo così, lo dice la professore ha citato la ruota, geografia, no? Lo dice, è una ruota. Lo dice la poesia. Per cui per rispondere appunto alla domanda: perché oggi continuiamo, perché oggi l'uomo, l'essere umano, continua a fare del male? Perché se da un lato la storia dovrebbe essere maestra di vita e non commettere più gli errori del passato, l'essere umano vive all'interno
di un sistema universale, per cui, come diceva Vico, appunto, come citavo prima, i corsi e i ricorsi storici prima o poi si fa il giro di boa. Quindi si può migliorare, secondo me, ma non si può cambiare questo corso. Non è molto consolante sentire questo, anche se questa è la dura realtà che un altro fiorentino conosceva bene, Machiavelli. Perché se andiamo lì e poi il mondo è veramente questo. Io diciamo che ho nutrito nella mia giovinezza l'utopia che le guerre potessero finire, che gli esseri umani potessero vivere tra loro in pace. Però devo dire che immediatamente dopo la conclusione della Seconda Guerra Mondiale, che tra l'altro finisce con un'ecatombe incredibile, con l'uso dell'atomica, no? Quindi con generazioni sterminate, perché l'atomica non ha ucciso solo chi stava in quel momento a Hiroshima e a Nagasaki, ha ucciso anche le generazioni successive. E ci sono state tante altre guerre dove tanti altri popoli, a cominciare da quello vietnamita, di cui ci siamo largamente dimenticati, perché adesso l'Indocina, c'era stata l'Indocina, c'era stato, insomma, non ci siamo dimenticati, lì c'è stata una palese aggressione di una potenza straniera a un'altra. Non mi pare che il mondo abbia fatto sanzioni o sia intervenuto, ce ne siamo fregati proprio, diciamo, per così dire, tranne noi giovani che in quegli anni ci battevamo perché il Vietnam fosse libero, ma prima c'era stata, con varie ragioni diverse, altre guerre, poi sono seguite l'Iraq, il Medio Oriente, insomma, questi grandi fenomeni che la cultura marxista aveva insegnato a definire imperialismo, capitalismo, eccetera, non è che siano finiti, perché se noi oggi ci troviamo quasi tutta l'Africa in casa, parlo dell'Europa, è perché questi sono gli effetti dannosi dell'imperialismo col quale l'Africa è stata trattata. Ci sono poche cose, abbiamo depredato l'Africa, le abbiamo tolto tutte le ricchezze, le abbiamo ridotte in miseria e povertà, e adesso quando vengono per cercare di arrabattarsi una vita diversa, magari li costruiamo pure muri o non sappiamo come accoglierli. Le grandi utopie, tutte le religioni, ma anche le religioni politiche di una volta, il marxismo, eccetera, il disegno comunista, che era un disegno di pace, poi tragicamente finito anche quello, insomma. Cioè, c'è rimasto ben poco su cui sperare. Ecco, se uno ha la fede, io non ce l'ho, se uno ha fede, vabbè, può avere, io mi rimane un po' di fede nell'uomo, ma poca, sta diminuendo giorno dopo giorno, devo dire, perché non riesco a vedere la fine di questo terribile genocidio che si sta combattendo, di fronte al quale ho visto la faccia del nostro ministro degli esteri ieri, che rispondeva in un question time, tra parentesi, ma che bisogno c'è di chiamare question time, di usare l'inglese per dire cose che si possono dire? Interrogazione, quella è un'interrogazione parlamentare. Con Giuseppe, conoscendolo un pochino, sfonda una porta aperta da questo punto di vista. La Costituzione parla di interrogazioni parlamentari, regolamenti parlamentari. È come il Jobs Act, Giuseppe, come il Jobs Act. Io che non amo molto i francesi, se non per la grande rivoluzione che hanno compiuto, e si vede che l'hanno compiuta anche adesso, anche negli errori che fanno oggi i francesi, si vede che hanno ghigliottinato un re. Noi i re non li abbiamo mai ghigliottinati, mai impiccati e mai fucilati. Li abbiamo mandati in esilio in Svizzera. Qualcuno è scappato anche dalle nostre parti, cioè dall'Abruzzo, tra l'altro. Quindi. Sì, ma poi è venuto a Brindisi, grazie a Dio l'abbiamo avuto, esatto. Qua. E ricordo che prima di gli storici ci narrano, prima di entrare nel porto di Brindisi, chiese alla capitaneria di porto: ci sono tedeschi? E vi smaestà: non ci sono tedeschi, allora sbarco. Quindi questo cuor di leone che abbiamo avuto come ultimo re, una cosa vergognosa, ma tutti Savoia lo sono stati, abbiamo avuto una dinastia veramente terribile alle.
Cioè, che cosa ci hanno consegnato? Che storia? Abbiamo avuto un piccolo momento, un sussulto di orgoglio all'inizio della nostra Repubblica. C'è stato un sussulto e ricordo sempre quello che mi raccontava mio padre, che faceva parte del Partito d'Azione, che era amico di Ferruccio Parri e della gente che poi è stata travolta dalle due grandi chiese, quella rossa e quella bianca, che non avevano bisogno che ci fossero intellettuali fastidiosi che li mettevano di fronte alle loro contraddizioni. Abbiamo avuto un grande sussulto, poi è finito tutto. E anche la nostra attuale Repubblica non è che ci faccia... Allora, diciamo, ma anche lì nel sangue, professore, portare la ginestra non fu un caso, no? Anche lì poi siamo passati da Dante a portare la ginestra e ai Savoia. Infatti... Francesco, lo facciamo intervenire, poi andiamo da Giuseppe. Solamente una cosa. La libertà... È solo la mia opinione, non è nient'altro. Sì. Cioè, la libertà e la volontà... ci consentono di esercitarci, infatti è qualcosa che ci è dato, perché a un certo punto Dante, sempre in questo canto che ho citato prima, dice: a maggior forza e a miglior natura liberi soggiacete. Quindi addirittura lui ci dice: noi siamo soggiogati dalla libertà, cioè noi siamo schiavi della libertà che Dio ci ha dato, siamo condannati ad essere liberi in qualche modo. Però ecco, il segreto di tutta questa storia secondo me è racchiuso in mezzo endecasillabo: se ben si nutrica, cioè se noi siamo capaci di nutrirci non delle fake news, non della disinformazione, ma se siamo capaci di assumere nel nostro organismo mentale delle situazioni, delle informazioni, delle circostanze che si ritengono vere e che possiamo comunque verificare, allora la libertà e la volontà si possono frapporre. Cioè, se siamo liberi di decidere è perché ci nutriamo bene. E a un certo punto Dante lo dice anche, se vogliamo far parlare Dante, perché io comunque paradossalmente non condivido tanto il fatto che Dante non sia nostro contemporaneo, perché Dante ancora ci parla. E quindi, proprio perché il mondo non cambia mai, perché cambia sempre, le situazioni sono sempre uguali, appunto i corsi e ricorsi storici. E, a un certo punto Dante dice che nel mondo, quindi lasciando da parte Dio, nel mondo c'è bisogno di due soli, e questi due soli, che chiaramente ormai sono decaduti, perché a quanto pare sta decadendo, Francesco, Dante non se ne era accorto. Sì, appunto, questi... sì, già sono decaduti allora, come aveva detto lei prima, però quantomeno, Dante dice appunto in una terzina, quantomeno della loro città, questi due soli devono conoscere almeno la torre. Nel nostro mondo anche le torri sono decadute e quindi non ha senso più nutrirsi per esercitare la libertà e la volontà libera. Quindi per far coincidere desiderio e libero arbitrio. Da qui esiste gente che desidera ammazzare. Da qui esiste gente che è libera di ammazzare perché non si nutre più bene, soprattutto i governanti non riconoscono più la propria torre. Quindi Dante ancora ci parla in qualche modo. Dante è contemporaneo al 100%, secondo me. Cioè, ha capito, sì, la sua epoca. Com'è? Ma non è contemporaneo. Ci parla dal passato e molte delle cose che dice sono ancora oggetto di riflessione. Però le due cose, Francesco, io non le trovo in contraddizione. I miei maestri mi hanno insegnato a ragionare storicamente. Non si può fare un discorso che salti sopra l'età nella quale viviamo. E, sì, però ciò non significa che un singolo verso di Dante non sia o situazioni dantesche non possano oggi essere estremamente interessante. Però tu hai scritto sulla tua maglietta: fatti non foste a vivere come bruti, ma per seguire virtù e conoscenza. Chi lo dice? Ulisse. Ulisse che poi fa esattamente il contrario, perché la tua conoscenza non è la conoscenza di Dio, ma è una conoscenza fallax, di mediano, che sfida Dio addirittura. Quindi se dovessimo dare un'interpretazione caustica, enigmatica di ciò che sta scritto
sulla tua maglietta, quello significa esattamente il contrario. Questo, se vogliamo seguire quello che il personaggio fa, il personaggio di Ulisse poi fa. Teniamo conto che Dante, quando scrive Ulisse, non conosce l'Odissea, conosce solo i modelli latini. Questo è molto importante, perché Ulisse poi omerico è proprio tutta un'altra cosa. Ma quello vedo Giuseppe che è pronto a intervenire. Mi interviene Giuseppe e mi risponde alla domanda di prima, anche brevemente, se Dante, appunto, per ricollegarci, era davvero un uomo totalmente, come dire, quasi annegato nel suo tempo, oppure se è riuscito in qualche modo ad andare fuori. E interviene anche su quello che hanno detto il professore Francesco. Sono d'accordo con quello che diceva Ettore prima, perché Ettore ha detto che è assolutamente un uomo del suo tempo, e cioè, ne ha dato poi alcuni esempi. Io però trovo una certa contemporaneità in Dante, a parte in alcuni versi, ma insomma, forse sarebbe un po' retorica, ma la vera contemporaneità di Dante la trovo nel De Monarchia, perché Dante teorizzava questa monarchia universale che identificava nel Sacro Romano Impero, cioè nella corona germanica, e poi tutta una serie di comuni, repubbliche o signorie, comuni, eccetera, liberi, indipendenti e autonomi, seppur sotto la corona che lui identificava in quel momento del Sacro Romano Impero, perché era sceso Enrico VII in Italia e lui aveva visto in Enrico VII di Lussemburgo la possibilità di ritornare a Firenze questo da uomo libero. In sostanza poi c'era un suo interesse, però lui nel De Monarchia teorizzava questo. Ecco, io ho visto questa cosa nella costruzione dell'Unione Europea, che però è nata male. Cioè l'Unione Europea è nata con delle falle antidemocratiche, e alcuni hanno tentato di prendere, di tirare per la giacchetta Dante e dire ma la monarchia universale l'aveva teorizzata Dante, dunque noi costruire un unico Stato europeo non facciamo altro che portare avanti quello che aveva in mente Dante. No, questa è un'interpretazione truffaldina, perché Dante, per chi legge il De Monarchia, nel De Monarchia v'è scritto che era buono, la domanda che si pone Dante nel De Monarchia, ma l'impero romano come funzionava? Era cosa buona? Allora Dante dice sì, era cosa buona lì dove non andava a rompere le scatole per imporre particolari, diciamo così, particolari regole o quant'altro. L'impero romano cosa faceva sostanzialmente a Roma? Arrivava, ti conquistava, dopodiché tutto, diceva facciamo una cosa, qui ci mettiamo forse, eleggetevi voi, c'è un governatore generale, eleggetevi voi quelli che volete, dopodiché l'importante è che pagate le tasse a Roma, dopodiché potete fare quello che volete, e se ne andava. L'Unione Europea è un po' diversa, l'Unione Europea viene qui a importi la misura delle vongole, la misura dei frutti, poi ti impone tutta una serie di regole che tu non hai voluto, ma che ha voluto un organismo che non è stato eletto da nessuno, perché il Parlamento non conta niente, decide la Commissione Europea che non l'ha eletto nessuno. Quindi teorizzare, ecco, la contemporaneità di Dante, forse in questo, ecco, la monarchia, però lui era in buona fede, invece la costruzione dell'Unione Europea è nata sulla base della finanza e non sulla base della democrazia, e questo, insomma, io ne ho parlato, ne ho scritto fiumi e fiumi il tuo libro, i tuoi convegni anche con noi, con la quando il mondo dormiva, un gruppo di 7-8 persone di cui io facevo parte, che Roberto mi è testimone, andavamo in giro per l'Italia a raccontare tecnicamente, senza alcuna quando davvero non c'era questo argomento, non era assolutamente presente da nessuna parte, non per vantarsi, ma semplicemente parliamo storia, dal 2012 fino al 2018. Io sono stato anche all'Aquila, ospite di Abruzzo Web presso il Comune, a fare relazioni con due professori universitari di economia, che tu ricordi benissimo. Io ho girato l'Italia parlando di questi argomenti, e quando tutti dormivano, oggi parlando di Dante, mi viene in mente la monarchia universale e quelli che all'epoca mi dicevano bada bene a quello che dici, perché tu studi Dante ma non conosci il De Monarchia. Io gli ho sempre risposto, quello lo conosco bene, ma non è Dante era in buona fede, voi che siete in malafede, perché avete costruito una sovrastruttura che non lascia autonomia e indipendenza ai comuni, in questo caso agli stati, ma che è una specie di dettatura di regole che tra diversi stati non si possono
combinare, non si può decidere la dimensione delle banane o la dimensione delle vongole, insomma. Dante, perché accentua anche i difetti che i paesi hanno, che le politiche locali hanno, che li esaspera anche. Teorizzava la monarchia universale dove il Sacro Romano Impero facesse, diciamo così, da protezione dei comuni autonomi, liberi e indipendenti, e si mettesse fine alla guerra fratricida, soprattutto in Italia, tra Guelfi e Ghibellini. Questo è il senso del demonarca. Dunque, quindi più progressista, addirittura una sorta di progressismo. Esatto. Questo per rispondere alla prima domanda. Invece la seconda, sempre sulla base di quello che dicevate voi prima, della fiducia nell'umanità. Dio ha fiducia nell'umanità. Siamo noi uomini che non abbiamo fiducia, e ne abbiamo ragione, che non abbiamo fiducia negli altri. E io, mi è venuto in mente, mentre parlava Ettore prima, ma anche Francesco, mi è venuto in mente il film di Pierpaolo Pasolini, Uccellacci e Uccellini, interpretato magicamente da Totò. Totò è uno straordinario Ninetto Davoli anche. Ninetto Davoli. Allora, lì cosa accade? Lì accade che Totò, il film è fatto da diversi flashback, Totò, mentre interpreta un frate francescano nel 1200, va a convertire gli uccellini, i passerotti, e li converte. Poi va a convertire i falchi e li converte. Quando ha finito di pregare un anno intero e ha convertito gli uccellini e ha convertito i falchi, a un certo punto un falco mangia il passerotto. E allora lui va da San Francesco, questo frate francescano interpretato da Totò, va da San Francesco e gli dice: scusa, ma ho convertito i passerotti, ho convertito i falchi, alla fine il falco ha mangiato il passerotto. Gli ha detto: continua a pregare, dice San Francesco, continua a convertire. E alla fine del film, tutto il film si basa su questo, che quello più grosso mangia quello più piccolo. Ma attenzione, perché se tu ti fai grosso verso il piccolo, cioè se tu ti fai prepotente verso il tuo simile, mentre egli è un momento di debolezza, stai attento che un altro più forte di te si farà forte con te quando tu sarai debole. Ed è la scena quando va a chiedere la pigione a casa sua, da quei poveri disgraziati, e gli rimprovera dicendo: mi devi pagare la pigione. Poi quando lui va da quelli più forti di lui, e che deve andare lì per chiedere un rinvio della pigione, questi li accolgono con i cani, no? Gli fanno buttare i cani addosso. Dunque, l'insegnamento qual è? L'insegnamento è: non fatevi grossi con i vostri simili, simili nei momenti in cui questi hanno debolezze. Io non posso farmi forte con te in un momento di tua debolezza, e tu non puoi farti forte con me quando io sono debole. Ecco il vero insegnamento. Adesso siamo andati veramente oltre, abbiamo allargato il ragionamento, ma appunto per quello che diceva Ettore prima mi è venuto in mente Pasolini. Come finisce il film? Il film finisce che Totò e Ninetto Davoli, che rappresentano due personaggi degli anni 60, in quel momento cosa fanno? Uccidono il corvo e se lo mangiano, cioè uccidono la loro coscienza. Quindi il film finisce male, uccidono la loro coscienza. E credo che Pasolini, quel film di Pasolini, si colleghi bene con quello che è stato l'insegnamento di Dante che dicevamo prima, perché tutto si collega, nulla è per caso, tutto è connesso e tutto si collega. Poi noi ci connettiamo, le nostre anime si connettono a diversi livelli a secondo dei periodi storici, ma tutto è collegato e tutto si connette in questo grande disegno divino. Appunto, come si diceva prima, qual è il geometra, si dice nell'ultimo, no? Questo grande disegno di Dio, questo grande disegno di Dio, Dante dice: qual è il geometra, come citava prima Ettore. Io posso, se posso intervenire, vorrei citare un personaggio di cui non, Dantesco, di cui non abbiamo ancora parlato, e che figura in uno dei saggi del libro che ho appena pubblicato. Ma è preciso che, appunto, prima dicevo, Ettore, ti interrompo un attimo, Ettore. Ettore aveva scritto degli articoli molto interessanti che aveva pubblicato su diverse riviste. Poi non riuscì, giustamente essendo in PDF, non riusciva poi a collazionarli in un unico libro. Dunque mi aveva chiesto: tu riesci a fare qualcosa? Io mi sono rivolto ad uno dei miei editori, lui è riuscito tramite strumenti elettronici a
collazionare tutti questi articoli e inserirli in un libro che si intitola appunto il libro di Ettore, l'ultimo libro di Ettore, che si intitola Scritti su Dante, edito da GPM Edizioni a fine luglio con la mia prefazione, che non perché Ettore sia qui, lo dico molto chiaramente, è un libro che ti dà delle chiavi di lettura che tu sui libri scolastici non trovi, nonostante Ettore sia un professore di università, ma sui libri scolastici queste, perché lui fa qualcosa di più. Fa la stessa cosa che ha fatto Pupi Avati, ma Pupi Avati l'ha fatta al cinema, lui l'ha fatto invece da accademico. Cioè dà credito a Boccaccio, ma attraverso una propria analisi. Cioè lui dice, fino a qui gli do credito, perché non gli si può dare credito, mentre tanti altri colleghi non gli danno credito, ma non gli si può dare, non gli si può non dare credito fino a qua. Poi da un certo punto in avanti è bene leggere le opere di Dante per cercare di capire esattamente dove Dante voleva arrivare. Ho voluto fare questa piccola premessa, vai Ettore. Dunque, il personaggio su cui riporto brevemente l'attenzione... Poi andiamo da Francesco verso la chiusura, professore. Va bene, canto, sarò rapido. Canto terzo del Purgatorio, Manfredi. Sappiamo tutti la sorte di Manfredi, che viene sconfitto. La Chiesa non decide che il suo corpo non deve essere seppellito, e quindi Dante su questo parte in quarta. Il responsabile di questo fu poi un vescovo che era probabilmente di origine brindisina, lo dico a disdoro dei brindisini, non perché io odi i brindisini, ma in carità, ci vivo da 30 anni, ma perché pare che sia stato pare che provenisse da Brindisi. E uno studioso, un grosso studioso dantesco, Bruno Nardi, in una lettura Dantis romana pubblicò un saggio dal titolo Il canto di, e lo metto nel libro, Il canto di Manfredi e il liber de pomo sive de morte Aristoteles. Nardi scrive che Manfredi non condivise la miscredenza paterna, perché Dante colloca tra gli eretici Federico, ma Manfredi poi lo salva. E pare che nel 1200, racconta questo, che pare sia una storia vera, nel 1255 era seriamente ammalato e si trovava in Lucania. E si fece portare quel libello, il Liber de Pomo, eccetera, che forse gli portò un saggio arabo, Ibn Sabin, che era amico di suo padre e lo aveva portato dalla Tunisia in Sicilia, e poi lo aveva tradotto dall'arabo in ebraico. Pensate un po' che storie. Quel libro si intitolava La mela, os de pomo, è la traduzione, La mela, ossia della morte di Aristotele, e narrava del filosofo che, giunto ormai alle soglie della morte, era contento perché la parte intellettuale della sua anima stava ormai per far ritorno al suo creatore nel cielo stellato. Manfredi dunque tradusse quel libello in latino dall'ebraico e vi premise un prologo che vibrava naturalmente di fede cristiana nell'immortalità dell'anima. Io non so se fino in fondo possiamo credere a questo riferimento, però la suggestione che c'è è forte. Un Dio misericordioso, il Dio cristiano e il Dio arabo sono tutti e due misericordiosi, hanno tutti e due la misericordia nei loro nomi. Un Dio misericordioso che passa dall'arabo al latino tramite l'ebraico è veramente un richiamo sottile e degno di una certa attenzione in questo momento storico tragico che stiamo vivendo. È la prova che forse si può e si deve convivere allontanandoci dai modelli assoluti di stati che sono tutti criminali, se vissuti fino in fondo. Noi lo sappiamo, ci riconosciamo sempre, l'altro è una parte di noi. E la misericordia, ecco, questo è un concetto che io accolgo volentieri dalla mia non fede cristiana e dalla mia fede invece in quel che mi è rimasto, nella fede nell'umano, nell'uomo.
sentite? Non si sente più. Roberto, attiva il microfono. C'è il microfono chiuso, Roberto. Ora ci sono, Francesco, lo sentiamo? Sì. Perché andiamo verso le chiusure e poi faccio una domanda finale a tutti voi. Credevo che fosse interessante, cioè un ottimo punto di incontro, quello con Pasolini, perché Pasolini a un certo punto della sua carriera, sia poetica sia cinematografica, cita la rabbia come unico sentimento che caratterizza gli esseri umani in un momento storico in cui vige solo la confusione e il delirio. Ecco, la rabbia... Hai citato Ghirakondi prima, quindi è un ritorno... Ghirakondi è un punto di collegamento tra Dante e noi, perché appunto il canto che ho scelto per questa conversazione è proprio il sedicesimo, che è il canto di Ghirakondi. Ecco, la rabbia di Pasolini chiaramente è diversa dalla rabbia di Marco Lombardo e dalla rabbia che Marco Lombardo crea come stimolo per rispondere alla domanda sul libero arbitrio e il desiderio. Questa cosa mi riallaccia chiaramente ad Ulisse, perché giustamente ecco, abbiamo frapposto fra Dante e il resto del sottotitolo una virgola, come per dire Dante è qualcuno che sta tra il libero arbitrio e il desiderio. Ulisse è desiderio e libertà, paradossalmente, perché Ulisse è condannato in quanto consigliere fraudolento, ma non è condannato perché cercava virtù e conoscenza. Cioè, questo mi riallaccia anche al fatto che la Divina Commedia sia un'opera inconclusa, inconcludente, perché finisce dove ricomincia. Perché appunto la Divina Commedia è la storia dell'uomo che cerca l'assoluto, è la storia dell'uomo che si rispecchia in Dio, quando mancano le forze. Ecco, chiaramente è un uomo che già ha scelto di seguire la strada di Dio e non quella di Ulisse, chiaramente. Però nel momento in cui Dante si trova di fronte alla luce, vede se stesso. Questa cosa, appunto, ricordiamo le ultime terzine della commedia, ma all'alta fantasia qui manco possa, ma già volgeva il mio disio e il velle, siccome rota chi ugualmente mossa, l'amor che muove il sole e le altre stelle. Desio e velle, desiderio e volontà. Desiderio e libertà di volere ciò che si desidera. In questo caso, appunto, nel caso di Dante è Dio. Nel caso di Ulisse è la conoscenza e la virtù, però chiaramente la fine che fa Ulisse la sappiamo tutti. È forse paradossalmente la stessa fine che fa Dante, perché Dante si immerge in Dio, che è un mare su cui vige solamente la pace, la tranquillità, la quiete. Il mare di Ulisse è un mare più tormentato, è il mare che caratterizza più noi. Il mare che cerca appunto la verità, il mare di luce che inonda Dante alla fine della commedia è un mare sicuramente diverso, che nel mondo non riusciamo a vedere ancora, ma che, tornando a quello che dicevamo prima, se ben ci nutriamo potremmo ravvisare qualche spiraglio di luce ancora in questo mondo. Quindi io non chiuderei questa conversazione con un'impronta pessimistica, perché appunto ho fiducia anch'io nell'umano, come Ettore. Anche perché hai 30 anni, quindi ho fiducia anche in quello che dice Giuseppe, che l'uomo, l'unica ricerca forse che può compiere è la ricerca di Dio, e la ricerca di Dio è infinita, quindi non ci pone limiti. Posso dire una parolina sulla conoscenza? Ho detto prima che Dante non conosceva l'Odissea. I poeti latini gli consegnano un'immagine di Ulisse, fallax in latino, fandi fictor, cioè costruttore del falso, che finge un mentitore. Quindi la conoscenza di cui parla Dante e che non mette in atto Ulisse è la conoscenza fallax, fallace, quella che non serve, ecco perché va a finire così. Non solo perché sfida Dio, ma che perché parte da premesse false. Poi, era bellissimo l'accenno che ha fatto Francesco agli ultimi due versi, perché lì c'è una cosa che ha sorpreso molti lettori, e soprattutto me. Nei versi finali si parla
di una rota, la rota di una rota. Allora, se il cerchio fosse c'è l'immagine del cerchio, no? E in questa immagine del cerchio il poeta sente mancare il potere della sua parola. Però le tre parole primordiali sono amore, sole, stelle, chiudono il canto in un cerchio che potrebbe sembrare completo, e qui ha ragione Francesco, se non ci fosse la ruota. E quella ruota potrebbe implicare un movimento che pare rifiutarsi di finire e sembra ritornare al punto da cui si è partiti. Questo ha colto, per esempio, Eliot, il grande poeta inglese, nei quattro quartetti, quando ha detto «In my beginning is my end, in my end is my beginning». Ecco, questa immagine del cerchio è un'immagine meravigliosa perché ci fa pensare che qualcosa può ricominciare, magari, e non finire mai. Questa è fede nel male, per me. Giuseppe. Io vi saluto così, recitando a memoria la preghiera di San Bernardo alla Vergine. Però poi ti devo fare una domanda proprio finale. Dopo che allora, dopo prima la domanda e poi faccio... La faccio a tutti quanti, perché comunque all'Aquila un legame, anche forzando a volte, si cerca di trovarlo. Francesco è aquilano come me, siamo, insomma, io sono... Lui è il mio secondo nipote, e lo dico con orgoglio. Colui che fece per viltade il gran rifiuto. È una domanda proprio banalissima, ma insomma... È possibile che sia stato davvero Celestino V il riferimento, oppure è una forzatura? Magari c'è chi parla di Ponzio Pilato, Esaù, però per molti il Papa del Gran Rifiuto potrebbe essere stato davvero Celestino V. Cominciate come volete, con l'ordine come volete, e poi andiamo da Giuseppe per la chiusura. Beh, comunque lì c'è da dire che c'è una teoria che dice che sia stato poi Bonifacio VIII a mandare qualcuno, sì, su là e dargli la mazzata definitiva. Dante forse non so cosa sapesse all'epoca. Come diceva prima Ettore, sul padre Francesca probabilmente l'ha saputo in battaglia prima di quindi tramite i racconti tra commilitoni avrà saputo la storia da padre Francesca. Probabilmente su Celestino V non sappiamo cosa sapesse, però sì, penso che si riferisse a lui, non so Ettore cosa pensa su questo. No, certo, io dico che è molto probabile, anzi quasi certo, che si riferisca a Celestino, perché dopo Celestino c'è Bonifacio VIII, e insomma, il che è dire tutto. Il nemico giurato di Dante, quello che di fatto lo trattiene a Roma e poi di fatto lo costringe all'esilio. Purtroppo... Francesco e poi Giuseppe. Sì, prego, professore. Da Aquilano il professore voleva finire la frase, professore. No, finito, no. Ah, perfetto. Dicevo, da Aquilano sarei estremamente fiero che possa trattarsi di Celestino V. Chiaramente all'Aquila ci sono personalità molto più eminenti di me che hanno già parlato di questo punto, quindi non mi permetto di contraddirli. Io rimarrei, cioè lascerei l'alone di mistero che caratterizza quel canto in particolare, che è il canto appunto degli ignavi, e mi permetterei di essere ignavo anch'io a questo punto, perché... Però magari un invito a venire ad agosto, la perdonanza celestiniana, patrimonio, sì, dell'UNESCO, lo possiamo fare. Veramente, ecco, più per Celestino che per Dante a questo punto, per nulla togliere a Dante, perché lo amiamo e lo stimiamo, e questa conversazione è una testimonianza di ciò. Però è così, la perdonanza ha un alto e altro valore rispetto primo a... Primo giubileo della storia, ricordiamolo magari per chi non dove, insomma, per chi ci ascolterà. Rispetto a un semplice verso, un decasillabo dantesco, che comunque ha un suo valore. Quindi mi sentirei di essere ignavo anche in questo caso. Giuseppe, possiamo chiudere, poi vi presento anche alla fine. Recitando le prime sette terzine dell'ultimo canto del Paradiso, la preghiera di San Bernardo alla Vergine, dura un minuto. Vergine madre, figlia del tuo figlio, umile e alta, più che creatura,
termine fisso d'eterno consiglio. Tu sei colei che l'umana natura nobilitasti sì che il suo fattore non disdegnò di farsi sua fattura. Nel ventre tuo si raccese l'amore per lo cui caldo nell'eterna pace così è germinato questo fiore. Qui sei a noi meridiana face di caritate giuso in tre mortali, sei di speranza fontana vivace. Donna, sei tanto grande e tanto vali che qual vuol grazia a te non ricorre, sua disianza vuol volar senz'ali. La tua benignità non pur soccorre a chi dimanda, ma molte fiate liberamente al dimandar precorre. In te misericordia, in te pietate, in te magnificenza, in te s'aduna quantunque in creatura e di bontà. Grazie Giuseppe, grazie, perché è stata una chiusura degna di questo incontro. Io ringrazio voi perché, come dire, ho cercato proprio di bere tutte le cose che avete detto con grande passione, perché la cultura senza passione non è nulla, mi permetto di dirlo io. Ringraziamo allora per questo bellissimo incontro dal titolo La libertà delle stelle, Dante tra desiderio e libero arbitrio, organizzato grazie a Giuseppe Palma, al professor Ettore Catalano e a Francesco Di Gian Domenico da abruzzoweb.it. Quindi ringraziamo Giuseppe Palma, avvocato, giurista, poeta, saggista, scrittore, autore di diversi libri su Dante. Quattro, Giuseppe, ricordamelo sempre perché esatto, quattro, me a culpa, lo dimentico. Tre libri e un piccolo un saggio breve. Anche il professor Ettore Catalano, che è stato disponibilissimo da Brindisi, quindi dalla Puglia, professore di letteratura italiana, professore onorario, anche lui ha scritto diversi libri su Dante, l'ultimo è di luglio, e quindi dove è possibile acquistarli? Su Amazon o sulle librerie online. Perfetto. E per finire, Francesco Di Gian Domenico, che ha 30 anni. Francesco, ci ricordi i tuoi studi proprio ufficiali universitari, perché almeno chi ti ha ascoltato, chi ti ascolterà? Ci tengo a precisare che attualmente sono una guardia giurata, ma vi prometto che sotto la divisa c'è un cuore, e questo cuore irrora sangue che mi appassiona in qualche modo agli studi letterari e che mi ha portato giustamente a laurearmi. Io si è laureato lavorando dell'Università degli Studi dell'Aquila. Ma io devo dire che Francesco, ho letto delle cose di Francesco, sono delle cose meravigliose scritte da Francesco. E Ettore, prima di Ettore è stato professore ordinario di letteratura italiana e oggi è onorario perché è in pensione. E ho letto delle cose di Francesco e sono meravigliose, ha una profondità di letture dantesco Francesco che è una cosa fantastica, veramente bravo, di una profondità unica. E con Ettore fa ben sperare questo, Giuseppe, fa ben sperare, perché sì, fa ben sperare perché significa che tra i giovani c'è ancora tanto talento. Io ho parlato tante volte con Ettore di Dante, ci siamo veramente confrontati e oggi abbiamo il piacere, insomma, di conoscere Francesco, che veramente ha una profondità e ha una visione sugli studi da Dante. Io sono un avvocato, ma ho fatto la mia passione Dante già da circa 15 anni. Spero che sono arrivati anche i complimenti del professor Catalano, li abbiamo sentiti in sottofondo. Spero solamente che questa sia la prima e non l'ultima di conversazione. Possiamo, certamente, con la disponibilità di Roberto, possiamo, a seconda delle occasioni che vi sono, possiamo fare molto volentieri. Ci diamo appuntamento alla prossima occasione, senz'altro. Grazie a tutti, grazie davvero a Giuseppe Palma, Ettore Catalano e Francesco Di Gian Domenico, e ci diamo appuntamento alla prossima occasione con abruzzoweb.it per parlare di cose, insomma, che sono davvero, io credo, importanti. Grazie a tutti. Grazie.